Ciao ragazzi, ciao ragazze, nuovo video haul, molto breve perché devo farvi vedere solo alcune cosine, quindi postazione vecchia perché sono le 10 di sera, sul divano ho una marea di roba perché ho già iniziato a fare i regali di Natale, sono un po' in anticipo e quindi ho tutti i pacchetti di Natale che devo teoricamente sistemare da qualche parte perché ho tipo una ventina già di regali fatti e non so dove metterli, quindi al momento sono stazionari sul divano da ieri sera ma devo assolutamente spostarli. Però, visto che sono già le 10 passate, non avevo voglia di stare a fare bregare e imbelinare, ho detto: vabbè, torniamo un attimo nella vecchia postazione, dove ormai le scarpe stanno aumentando a dismisura, oltre al fatto che ho pure la roba da lavare buttata un attimo qua, scusatemi. Ma non ho una cesta, diciamo, in questa stanza. Di solito tengo una shopper di quelle carine colorate e ci ficco dentro la roba, ma la shopper è in lavanderia, quindi. Storie curiose e affascinanti, come direbbe la gnappa. Ma passiamo immediatamente a questo haul. È un haul RGN Lovers. Voi sapete benissimo che io amo RGN Lovers. Per chi di voi ancora non lo conoscesse, correte su Instagram a dare un'occhiata, correte qua su YouTube a vedere il loro canale. Il canale di RGN Lovers su YouTube rende protagonista la mitica Manu. Un bacione Manuela che fa vedere sempre tutti i nuovi arrivi, tutti i nuovi accessori, tutte le nuove scarpe, le borse, i giubbini, i vestitini, tutto. Hanno della roba bellissima. Allora, da una parte, meno male che stanno a Roma perché così non ce l'ho fisicamente vicino, perché sennò sarei un giorno sì e l'altro pure lì dentro. D'altra parte, cazzarola, sono lontane, quindi sì, ogni tanto acquisto, ma non lo faccio così spesso come vorrei. Detto ciò, vi faccio vedere al volo gli acquistini che ho fatto. Sto sbracciando come una pazza. Vi faccio vedere al volo gli acquistini fatti. Io ho fatto tre acquisti e Manu, gentilissimissimamente, come sempre, mi ha fatto un regalino. Quindi vi faccio vedere anche il regalino che mi ha fatto Manu. Il primo acquisto che vi faccio vedere è questo. Ovvero un paio di stivaletti anfibi carinissimi. Li tocco tranquillamente perché sono nuovi e non li ho ancora usati per uscire, quindi sono arrivati ieri e quindi hanno la suola pulita e posso smanettarli quanto voglio. Sono fighissimi, hanno questa pseudo cerniera su tutto il bordo, tagliati così distorto, la doppia fibbia, un pizzichino di tacchetto di un paio di centimetri che fa sempre bene alla postura e sono appunto neri. Io ho preso un 37, veste perfetto e li amo già, quindi assolutamente adorabili. Pagati solo 29,90 euro, quindi cioè, io correrei ad acquistarli come ho già fatto. Poi, secondo accessorio, anzi abitino che ho preso è lui. Ora cerco di metterlo sulla stampella in modo da poterlo far vedere un po' meglio. È un abitino molto molto easy, nero, di un tessuto morbido, quindi comunque molto molto comodo. Diciamo che veste morbido, elegante, ma allo stesso tempo casual se abbinato appunto a un anfibio. Si mette, ora vi stringo anche la cinta in vita, ha una cinturina sempre di tessuto da stringere nel punto vita. E cade così morbido fino, diciamo, poco, tanto così sopra il ginocchio, per intenderci, quindi un po' più di mezza coscia. Ha la manichina che può diventare lunga, ma io preferisco tenerla a tre quarti e lo trovo adorabile anche lui. Questo vestitino qua, guardavo se c'era la taglia, ma direi che è un taglia unica, e anche perché appunto avendo questo. Ce la posso fare. Questa cinturina in tessuto riesci comunque a giostrarti la taglia e il girovita come vuoi. Pagato solamente 16,99 euro. Stupendo, io lo amo. Freschissimo, adatto alla mezza stagione. Sta bene anche con un giubbotto di pelle sopra, con un anfibio piuttosto che con una scarpa alta col tacco. Una bella francesina nera ci sta, secondo me, anche da Dio. Essendo così semplice, secondo me, con i giusti accorgimenti, con i giusti accessori, diventa top. Quindi assolutamente un vestitino da avere. Io ora vi chiedo scusa per la postura orribile con la quale sto, ma sono sul bordo di uno sgabello e quindi cioè, non so come stare. Per riuscire a stare dentro al telefono sto tutta ingobbita, quindi abbiate pietà.
Ultimo pezzo acquistato da me, lo tiro fuori dal sacchetto, intanto vi faccio vedere il sacchetto appunto di RGN. L'ultimo acquistino fatto da me è lui. Mi serviva un giubbotto, o meglio, sono piena di giubbotti di pelle, ma tutti senza cappuccio. Ne avevo uno carinissimo che mi aveva regalato mio fidanzato qualche anno fa, ma si è rovinato e l'anno scorso ho dovuto buttarlo ed ero disperata perché appunto non avevo un giubbottino a mezza stagione in pelle col cappuccio. Ho visto i video e le foto di RGN fatte da Manu e ho detto no, assolutamente mio, quindi l'ho preso. L'interno è carinissimo perché è tutto leopardato. Ho preso una taglia M e praticamente, ora cerco anche di farvelo vedere un pochino indossato, è fatto, scusate che mi sono incastrata col cartellino, ovviamente, ok, è fatto tipo bomberino, si chiude con la cerniera. Ok, poi potete gestirvela voi se lasciarlo un pelo aperto, se tenerlo tutto su, eccetera. Io generalmente lo tengo tipo così, con un po' di apertura, perché questo qua sennò mi dà noia. E ha il suo cappuccio fighissimo, super super confortevole, super coprente. Quindi riuscite tranquillamente a coprirvi in caso di pioggia improvvisa e ad essere comunque troppo fighe con questo affare addosso, perché è bellissimo. Io lo trovo troppo troppo carino e devo dire la verità, un sacco di ragazze mi hanno commentato per sapere dove l'avevo comprato anche su Facebook, perché appunto è proprio bellino da matti. Questo qua ha pagato 29,99 euro, toppissimo. Ora me lo levo perché in casa fa caldo e lo appoggio un attimo qua, che poi metto tutto a posto. Ultima cosa che vi faccio vedere è il regalino di Manu, che come sempre è stata troppo troppo carina, tutte le volte mi aggiunge una cosina all'ordine. Questa volta mi ha aggiunto questa pashmina verde militare, troppo bellina, classica da mezza stagione, quindi comunque anche, aspettate che io sono un po' incapace a metterle le pashmine, ma ce la posso fare anche così con un fiocchetto tipo, aspettate che ora c'è un vuoto di memoria, com'è che la mettevo? Tipo così mi sembra, esatto, tipo anche così con il giubbino che spunta un pochetto, oppure tutta arricciata che fa effetto collare, insomma la pashmina direi che ci può stare tranquillamente anche con una giacca un po' più pesante quando non si vuole avere magari lo sciarpone fastidioso che ci dà noia. Quindi toppissimo, carinissima. Tra le altre cose, questa qua si può usare, secondo me, essendo così morbida, anche effetto anni 50 tra i capelli. Quindi, secondo me, diventa un accessorio fighissimo anche da usare così. Cioè, sono troppo avanti, raga. Troppo carina anche tra i capelli, secondo me, da mettere in più. Un po' appunto effetto anni 50. Bene, ora la pianto di blaterare perché sono le 10 passate, io sono stanca, ho lavorato tutto il giorno, quindi sono scoppiata, c'è una faccia che mi vergogno quasi a farmi vedere in video, ma accontentatevi, meno male che ho almeno i capelli in ordine. E niente, come sempre io vi ringrazio, vi mando un sacco di baci, chiedo scusa, so che preferite l'altra postazione ma ero un attimo incasinata, non riuscivo a farvi il video di là. Quindi vi mando un bacione gigantesco, scusate, sentivo la momina, la mia tartaruga che fa casino. Vi mando un bacio fortissimo, come sempre condividete, spolliciate, facciamo crescere il canale, andate a vedere il canale di Manu RGN Lovers e anche la pagina Instagram, mi raccomando. Baci!